Era nell'area da giorni, ma ora è ufficiale. Il parlamentare Paolo Fontanelli, già sindaco di Pisa, è uscito dal PD. Una scelta sofferta, ma convinta. Che motiva così? La ragione è, come dire, in primo luogo un forte elemento di dissenso su molti punti importanti della politica che Renzi ha seguito e ha portato avanti il PD, che hanno portato anche a sconfitte che avrebbero bisogno di una riflessione, una discussione seria. Io ero per un percorso congressuale che permettesse di fare finalmente questa discussione. Questo non si è voluto perché il congresso in 2 mesi significa che si parla solo dei candidati, delle persone e non delle politiche e non si riflette sulle ragioni e sui motivi di questa sconfitta. Questa è la prima ragione. La seconda è che io vedo ogni giorno molti, tanti militanti e elettori di sinistra del Partito Democratico che si stanno allontanando, anzi molti, come abbiamo visto anche nelle elezioni amministrative o poi anche nel referendum, insomma, hanno già fatto una scelta di distacco, di rottura, e che li può portare al non voto o anche addirittura una parte di questi a votare 5 Stelle. E proprio in queste ore a Roma Enrico Rossi, fuori dal Partito Democratico da giorni, presenta il suo nuovo soggetto politico. Il nome è Movimento dei Democratici e Progressisti. Nasce a sinistra del PD e a destra di SEL. Raccoglie gli ex delle due formazioni politiche. Con Rossi ci sono Speranza, Scotto, D'Alema, Bersani e qui confluirà anche E anche, Fontanelli. diciamo, stiamo discutendo, abbiamo una riunione lunedì sulle ipotesi della costituzione di un nuovo gruppo composto da chi esce dal PD e da chi viene via dall'esperienza di SEL in Parlamento, per farne punto di partenza, diciamo, di un nuovo soggetto di sinistra, come si dice. Ovviamente l'obiettivo è stare nel centro-sinistra, non è che dobbiamo fare la guerra al PD, quello è nata pochi giorni fa dalla divisione di SEL, un raggruppamento di sinistra radicale, insomma, che dice che col PD non ci si deve mai parlare. Non è questa la linea politica che penso io. Io penso alla linea di centro-sinistra, e nel centro-sinistra il PD è un punto centrale. Ovviamente le ripercussioni del nazionale sul locale ci saranno. Fontanelli frena pensando alle amministrative un po' lontane. Al momento, comunque, il sindaco di Pisa, Filippeschi, resta nel PD. Sul piano locale vedremo, insomma, ovviamente ci sono delle ripercussioni collegate, diciamo, all'evoluzione della politica anche nazionale. Ecco. Poi sugli scenari invece che riguardano, diciamo, le amministrazioni locali, le vicende locali, come dire, c'è tempo, vedremo. Maurizio Gasparri a Pisa ha concluso nella Città della Torre il tour che lo ha visto anche a Pontedera e Bientina incontrare militanti e simpatizzanti. Al centro dell'iniziativa di Forza Italia nel capoluogo, tra l'altro, l'annuncio dell'interrogazione parlamentare che sarà presentata nei prossimi giorni sull'opportunità o meno di svolgere Canapisa. Io ho già chiesto perché si autorizzino eventi che di fatto propagandano l'uso di droghe. È un grave errore. L'Italia è famosa per tante celebrazioni, tanti eventi culturali, laici, religiosi, tante tradizioni. Questa tradizione di festeggiare le droghe, francamente, è molto sbagliata e infelice, anche perché le droghe creano dei danni e oggi anche la campagna che alcuni fanno in Parlamento per la legalizzazione delle droghe rischia di, senza anche nemmeno ottenere il risultato, perché non sarà approvata quella legge, però di banalizzare l'uso delle droghe come se non facessero dei danni, come se poi tra l'altro anche la legalizzazione per i maggiorenni non lascerebbe poi un mercato nero per tutti i minorenni che, non potendo acquistare ipotetiche droghe legali, lascerebbero prosperare i traffici di mafia, di criminalità. E anche a livello internazionale noi riteniamo che non si debba abbassare la guardia e che anche negli stili di vita, nella crescita delle nuove generazioni, banalizzare l'uso delle droghe, dire che non fanno male, è un grave errore. Il patto Forza Italia-Lega funziona, funzionerà. Noi vediamo che la sinistra si sta sfaldando, lo vediamo anche in questi territori dove appunto esponenti della sinistra del primo piano, come il presidente di questa regione, fondano altri partiti. Di fronte a uno sfaldarsi della sinistra, a un fallimento del modello Renzi, anche a una crisi dell'antipolitica che a Roma si è spiaggiata con l'incapacità dimostrata sul campo dai grillini, sarebbe una follia non unire Forza Italia, Fratelli d'Italia, la Lega e altre presenze del centrodestra. Ogni sondaggio dimostra che potremmo essere la prima
coalizione. Quindi io credo che noi abbiamo il dovere di fare tutto il possibile perché questo patto si realizzi. Ovviamente poi vedremo anche la legge elettorale che cosa ci dirà sul piano dei metodi, però unire questi elettori che sono molto simili tra loro è un dovere per fare leggi giuste per il lavoro, per l'impresa, per la famiglia, per il contrasto all'immigrazione clandestina, per tutte quelle cose che sono urgenti e sulle quali Renzi ha perso perché ha deluso l'Italia quando ha governato male per 3 anni. Nel tessuto sociale di queste attività. Ripulire le spiagge e le dune di Marina Tirrenia e Calambrone, questo è l'obiettivo che si sono dati i rappresentanti, i membri della Chiappa Rifiuti, che coinvolge persone, soggetti di Pisa ma anche di Livorno, in questa quarta giornata, coinvolti anche i migranti, ospiti della Croce Rossa Italiana di Pisa. Adriano Bonanni e Silvia Brachini sono due dei rappresentanti più attivi, possiamo dire così. Intanto, come è andata oggi? Oggi è andata benissimo, siamo stati anche fortunati perché il tempo ci ha aiutato e hanno partecipato a questa raccolta forse più di 80 persone. Sì, sì. Cosa avete trovato? Abbiamo trovato cose immaginabili, da barche, canoe, cucine, di tutto, tutto in mezzo alle dune. Ci hanno aiutato molto questi giovani ragazzi che sono forti, molto forti, altrimenti noi diciamo siamo un po' più debolucci. Questo gruppo è stato fondato da Sergio Giovannini con la collaborazione di Mary, che è un'americana, italoamericana trapiantata a Calambrone, e da noi, io provengo anch'io da fuori zona come mia moglie da Verona, e abbiamo iniziato in 4-5 persone e ora ci siamo, diciamo, hanno aderito a questo gruppo moltissime persone. Tutti quelli che partivano quotidianamente. Ecco, chi sono coloro che partecipano a questo gruppo? Ma chiunque abbia voglia di pulire, senza bandiere, senza provenienze politiche. Quelli che partono col sacchettino e vanno a raccogliere lo sporco degli altri sono i benvenuti, senza frontiere. A lei è capitato spesso, diceva... Io lo faccio abitualmente dietro casa mia, in Pineta, a Marina di Pisa, che è parco. E ci sono delle zone dove chiunque può andare e lì basta portarsi un sacchettino e all'uscita il sacchetto è pieno. Abbiamo anche messo dei cestini noi per raccogliere i rifiuti sulla spiaggia, così chi viene a passeggiare può, invece di gettarli, può mettere in questi cestini e noi ci siamo, diciamo, impegnati a svuotarli quando sono pieni. Turismo, promozione e rilancio dell'economia del territorio sono i temi al centro di un convegno promosso dalla Camera di Commercio di Pisa. Obiettivo illustrare il testo unico del sistema turistico regionale. È il secondo di 3 appuntamenti rivolti agli operatori e si svolge in una giornata non proprio felice. Il governo proprio in queste ore lo ha impugnato. Nel mirino la norma sulle locazioni turistiche, accusata di invadere la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, e quella che definisce l'attività di guida ambientale che andrebbe a ledere la competenza statale. Ora la legge toscana finisce di fronte alla Corte Costituzionale, ma intanto sul tema dell'incontro ai nostri microfoni Walter Tamburini, presidente della Camera di Commercio di Pisa, e Stefano Ciuoffo, assessore al turismo della Regione Toscana. Noi ci proponiamo insieme agli enti, per l'appunto ai comuni, alla regione, di mettere in pratica appunto quello che la legge prevede, ovvero valorizzare il turismo della provincia di Pisa. Questo va sulla scia anche di un altro incontro che c'è già stato qui in Camera di Commercio un paio di settimane fa, dove abbiamo sottoscritto anche un protocollo d'intesa che vede la nascita di Terre di Pisa come marchio che contraddistingue l'entroterra pisano, le colline, e cerca di valorizzarne tutti i prodotti, sia agroalimentari ma anche da un punto di vista artistico. Le strutture alberghiere potranno fare molto di più di quello che fino ad oggi era loro consentito, liberalizzazione dei servizi, liberalizzazione della ristorazione, così come altri settori troveranno un riscontro positivo nella facilitazione delle loro riqualificazioni e occupazioni di settori specifici di mercato. Poi ci diciamo cosa devono fare le istituzioni e i soggetti pubblici, censimento puntuale, conoscenza dei flussi, promozione in maniera puntuale
e se conosciamo chi viene, chi ci cerca, sapremo anche puntare e mirare le nostre azioni in maniera mirata verso gli specifici settori di mercato che guardano alla Toscana, all'Italia con tanta passione e tanta attenzione. Ci vuole professionalità, ce ne abbiamo tanta, dobbiamo metterla a sistema. E no, cari amici sportivi, cari amici tifosi nerazzurri, non siamo su scherzi a parte. Il Pisa vince 4-2 ad Ascoli contro una squadra che aveva uno score di 11 risultati utili consecutivi, che erano 25 anni che il Pisa non vinceva ad Ascoli, che il Pisa non aveva mai vinto fuori casa e non aveva mai segnato ovviamente più di un gol in trasferta. Invece guardate come il bello del calcio è sicuramente questo. 4-2, un gol di Mannini, 2 di Masucci, 1 di Angiulli. Non importa se un paio di tiri sono stati leggermente deviati, il Pisa ha ampiamente meritato questo risultato alla luce del fatto che l'Ascoli era passato in vantaggio dopo 2 minuti con Favilli, pisanissimo, ma ora attaccante dell'Ascoli, e quindi sembrava, come dire, un'altra domenica molto difficile. Invece poi è arrivato il pareggio con grande esperienza di Masucci, poi Mannini, ancora Masucci e poi Angiulli. 4-2, risultato pesantissimo per i risvolti in classifica. Vincere fuori casa, l'abbiamo detto in mille salse, ci vorrebbe una vittoria in trasferta per cercare di capovolgere il trend che in questo momento, alla luce dei 4 punti che arriveranno prima o poi, o 3, quelli che saranno, il Pisa deve assolutamente cercare di fare un raid esterno per poter tamponare l'eventuale penalizzazione. Se guardate la classifica, il Pisa ha 31 punti, anche se dovesse andare male, togliete 4 punti, sarebbe a soli 2 punti dalla salvezza matematica. Quindi è un campionato con ancora tante partite, 13 ne rimangono, quindi c'è lo spazio, le possibilità per raggiungere, non dico serenamente e tranquillamente, la salvezza, ma il Pisa, alla luce di quello che è successo, campagna acquisti 2017, 6 partite, 4 pareggiate e 2 vinte, e gira una media di 1,80-1,90 punti a partita, ha assolutamente imboccato la strada giusta. È sicuramente un risultato straordinariamente positivo. Speriamo che sia il pertugio decisivo per piano piano togliersi dalle pastoie della bassa classifica. Certo, ora Gattuso può attingere ad una rosa molto più ampia rispetto a quella che aveva un mese fa, gente che incomincia a entrare in campo con la testa giusta, giocatori che stanno per rientrare come Tabanelli, che secondo me sarà un acquisto fondamentale, in attesa poi di riavere tutto l'organico da Varela a Lisuzzo a disposizione. Insomma, credo che questa vittoria di là dei 3 punti nasconda tante cose positive. Lo vedremo nelle prossime giornate, a partire ovviamente da martedì 20:30 all'Arena contro il Carpi. Saranno ben 79 i partenti distribuiti nelle 6 corse in programma domenica a San Rossore. Corsa di centro e il premio Enrico Camici, indimenticato fantino del mitico Ribò. Un handicap principale programmato sui 1200 metri. 17 alle gabbie di partenza e pronostico difficilissimo. Proviamo con il Pesino, The Cornish Assassin, plurivincitore in categoria gentleman. Dopo aver superato alcuni guai fisici, sembra tornato alla migliore condizione, anche se il numero di steccato all'esterno non lo agevolerà. Valide alternative, il rientrante Harlem Shake, cavallo di mezzi ma impiegato per la prima volta in percorso con curva, e Trust You, selezione del team Botti, sfortunato al rientro. Ancora 17 partenti nel premio Barbaricina, handicap principale tris programmato sui 1750 metri. Può ben comportarsi Carolwood Drive, 4 volte piazzato sulla pista, in ottime compagnie, è maturo per la vittoria. Il Pesino Three Peaks sale di categoria, ma pericoloso per la punta di velocità di cui è dotato. Attenzione a Keplero, che risale da Napoli accompagnato dalla fiducia del suo team.
3 anni in pista nel premio Lions Club Host Pisa, handicap sui 1200 metri, vale The Billy, ai mezzi per replicare una recente vittoria, ma cercheranno di insidiarlo il top weight Into the Wild con la monta di Claudio Colombo ed Happy Queen, vincitrice in Maiden. Suggestiva incognita Mystic Fire, abituato a correre con onore in compagnie migliori.